Io in realtà avevo pensato che l'Expo 2015 poteva essere effettuato a Smirne, però è stato Milano che ha vinto. Però i colleghi del mio amico Silvio, per non mostrargli la città, hanno deciso di portarlo qui dopo le 5, dopo che era buio, di modo che non potesse vedere la città.